Giovanni Paolo II è stato scritto dal vicepostolatore della causa di beatificazione. Ci racconta quando Monsignor Montuzzi, che era colui che presiedeva un po' tutte le organizzazioni dei viaggi papali, e loro due dovevano verificare tutte le tappe, tutte le cose che dovevano fare, si preoccupava che la camera di Giovanni Paolo II dovesse essere lontana dal tabernacolo. Perché? Perché più volte l'hanno beccato che quando, specialmente quando era vicino alla cappella, che non ha dormito per tutta la notte, è stato tutta la notte in adorazione. Ecco il segreto di Giovanni Paolo II. Era proprio lì, racchiuso in quel tabernacolo dove lui sentiva, viveva la presenza del Signore risorto. Quindi, perciò Monsignor Montuzzi, quando andava a fare le visite per preparare appunto il viaggio del Papa, si preoccupava che la cappella dovesse essere molto lontana, se non c'è questo qua non mi dorme la notte, quindi poi risente la sua salute. E invece vedete quanto ci ha dato il Signore attraverso di lui, ma questo amore che lui si propagava era attinto proprio dall'Eucaristia. In un'altra occasione è stato raccontato che il Papa la mattina si attardava davanti all'Eucaristia e il segretario fremeva perché c'erano degli affari urgenti da sbrigare. Allora a un certo punto si è fatto coraggio, cioè vedendo che il Papa non usciva dalla cappella, si è fatto coraggio e dice: Santità, c'era quella cosa urgente da fare, ma è proprio urgente, sì, Santità, è urgente, cioè, aspetta che devo ancora finire, ma ancora una volta ritardato. E allora questo, preso dall'urgenza di quell'affare, lo richiamò di nuovo. Allora dice: guarda che ancora non ho finito di pregare, devo pregare pure per questo problema, prima devo pregare questo e poi vengo. E dire con quale spirito lui affrontava anche la realtà quotidiana. E quindi per noi davvero è un grande esempio, una grande occasione che il Signore ci dà per dire, è come Sant'Agostino: ma se questi e questi, perché io no? Quindi i santi ci vengono offerti dalla Divina Provvidenza non tanto per metterli sull'altare, sul piedistallo e per dargli un po' di incenso, e per dire: guarda che lui era come te, fragile, peccatore, però vedi dove la mia grazia l'ha portato. Quindi anche Sant'Agostino, anche noi diciamo: ma se lui è santo, perché io non posso essere santo? Dal momento che lui stesso ci ha ricordato che la nostra grande vocazione è proprio la santità, certamente nel proprio cuore che la provvidenza ci ha donato, no? Un laico non può essere santo come un papa, no? Chiaro che deve essere santo nel ruolo che la provvidenza gli ha donato, un padre di famiglia, un laico impegnato. Però, ecco, ognuno di noi è chiamato a dare testimonianza che Gesù è vivo. Allora il segreto, ecco, di questa, uno dei segreti, una delle possibilità che la provvidenza ci offre, sono appunto questi cenacoli dove noi possiamo riattingere e rafforzare la nostra fiducia, la nostra speranza, per poi, ecco, quando usciamo, annunciare modi dovuti, momenti opportuni, con anche il nostro sorriso, con la nostra presenza, coraggio, Gesù è vivo. Oh,
pregate per delle sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore coloro che sono nati a vita nuova e fiduciosa nel tuo perenne aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono la parola del Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuole giusta. E veramente cosa vuole giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui quell'agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato al nome la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.